Questa è, non è Ludari Castrui e Consuma, una canzone di melodia tradizionale e di testo di Nino Martoglio ed eseguita da Gianni Argurio. Sarebbe questo il viatico appunto per introdurre l'archivio storico teatrale di Antonio Audino, che è qui accanto a me. Buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dedicato appunto a Nino Martoglio. Avevamo evocato questo nome davvero centrale per tutta la cultura dei primi decenni del Novecento in Italia. Lo ricordavamo, Guido, la volta scorsa, nella nostra puntata di archivio di giovedì scorso, perché Nino Martoglio, che è un drammaturgo, lo vedremo, un giornalista, uno scrittore con tanti meriti nella nostra cultura, fondò poi una casa discografica, la Morgana Film nel 13, e produsse dei film, purtroppo tutti quattro film, tutti e quattro dispersi, introvabili, fra i quali Sperduti nel buio, testo di Roberto Bracco. La volta scorsa parlavamo proprio di Roberto Bracco. Sperduti nel buio, un film che ebbe un successo clamoroso, tant'è che appunto si possono trovare tracce dell'ispirazione di Sperduti nel buio nei film di Chaplin. Era la storia di un musicista cieco, di un musicista povero e cieco, e fu apprezzato da Eisenstein, da Griffith. Ecco, Sperduti nel buio era non solo prodotto da Martoglio, ma anche la regia era dello stesso Martoglio, che si cimentava nel nuovo campo della pellicola, appunto provenendo invece dalla scrittura e dalla scrittura teatrale. Ma per ricostruire questo profilo davvero importante, chiamiamo la massima esperta italiana di Nino Martoglio, che è Sara Zappulla Muscarà. Buonasera, professoressa. Buonasera a voi. Buonasera. Ordinario di storia del teatro all'Università di Catania, quindi siamo proprio nelle terre, nella città di Martoglio, e si occupa di spettacolo, di letteratura, di cinematografia. Ha curato anche l'edizione delle opere di Martoglio, l'unica che è in circolazione, che è quella della casa editrice Newton Compton. Allora, Sara Zappulla Muscarà, ricostruiamo proprio, partiamo proprio dai dati biografici, perché tutte queste figure che hanno avuto grande notorietà, grande importanza agli inizi del secolo, oggi sono un po' appannate. Ecco, cosa possiamo dire di Nino Martoglio? Intanto è nato a Belpasso, un paesino etneo, e da lì poi si è trasferito a Catania e ha iniziato giovanissimo l'attività di giornalista, appena tredicenne, e poi ha fondato un battagliero settimanale, D'Artagnan, già dal titolo, che si è imposto subito all'attenzione anche di scrittori come Verga e un po' dell'ambiente catanese. Poi da Catania si trasferirà a Roma. Martoglio è stato un artista poliedrico, perché oltre che giornalista è stato poeta, commediografo, capocomico, regista cinematografico e soprattutto fondatore, animatore in quella stagione aurea del teatro siciliano dei primi decenni del Novecento, che sui più prestigiosi palcoscenici europei si è imposta e ha imposto un ricco e variegato repertorio. Ecco, dicevamo per esempio che Sperduti nel buio contava su un'interpretazione davvero eccezionale per l'epoca, che era quella di Giovanni Grasso, attore se non altro ammirato moltissimo da Meyerkold. Ecco, Giovanni Grasso faceva compagnia insieme ad altri attori importanti, Virginia Balistrieri, Giacinta Pezzana, proprio in compagnia con Nino Martoglio. Sì, Grasso è definito il più grande attore tragico del mondo, e uno dei meriti di Martoglio è proprio quello di avere scovato nel teatrino Machiavelli, che però è un teatrino di opera dei pupi, artisti come appunto Giovanni Grasso, Angelo Mosco, la Balistrieri, la Bragaglia, Lea Guglia, insomma una fucina di attori
che grazie al, proprio a Martuglio approderanno prima a Roma, in continente, e poi un po' in giro, in tournée, riscuotendo straordinari. Ecco, a Roma lei ha detto la parola chiave di questa sera, che appunto, è quella del continente di Roma, sapendo che saremmo arrivati a mettere in onda dei frammenti di quella che forse è l'opera più nota di Nino Martoglio. Io la definirei senza indugio, e lei sarà d'accordo con me, un vero capolavoro del teatro italiano. Sì, è delizioso, è un gioiello di... Di cosa si tratta? Ce ne parli un po'. È la storia di questo siciliano dell'interno, quindi una zona un po' più, naturalmente più arretrata, che approda a Roma per un'operazione di appendicite e ritorna nel paese con una sciantosa villa Milordo. Ecco, fermiamoci qui, non diciamo tutto, poi seguiremo la trama, però appunto questo personaggio ritorna nella sua cittadina con una donna misteriosa e fascinosa. Allora direi partiamo proprio da qui, dalla scena iniziale, da quando Don Coladuscio entra in scena ed entra appunto nella casa, tornando da 6 mesi di degenza nella capitale. Allora, anche questa compagnia che proponiamo, Sara Zappulla Muscarà, è importante perché Don Coladuscio è Michele Abruzzo. Cosa ci dice di questo attore importante? Michele Abruzzo è l'erede del grande Angelo Musco, e in questa commedia lo troviamo insieme a un giovane, quel Tiriferro, che diventerà straordinario, singolare, eclettico attore del teatro siciliano, passando poi appunto il testimone Abruzzo proprio a Tiriferro. Ecco, quindi c'è proprio una trasmissione di sapienza anche rispetto alla scrittura di Martoglio, che nasce da Musco, che fu il primo interprete di apprezzatissimo di questa commedia, passa nelle mani di Michele Abruzzo e poi in quelle di Tiriferro, che qui interpreta Don Licinu Faru, che è il cognato di Don Coladuscio, esatto? E sì, è il marito di Marestella, la sorella di Don Colo, questa massiccia, imperiosa sorella che domina Musco, che è sempre dominato dalla sorella o dalla moglie, sempre ecco, un po' vittima del personaggio femminile. Qui interpretata da Margherita Nicosia. Poi ci sono i figli, Michilinu, che è Sandro Tuminelli, Clementina, che è Ida Carrara, e poi sentiremo anche Milla Milord, che è Liliana Tellini. Allora, là è l'edizione che proponiamo, ha la regia di Umberto Benedetto e risale addirittura al 1955. Allora, ascoltiamo la prima scena, il ritorno da Roma del protagonista Don Coladuccio e il suo incontro con la famiglia. Soldi che spegniste fuori. Se rimanevo qua, miei cari, Don Mariano Berretta mi dava il bravo foglio di via. Bello medico che abbiamo, ce ne possiamo proprio vantare.
doglia colica, dilatazione di stomaco, lipoma interno. Le disse tutte, la bestia, tranne quella che veramente era. Sì. Viva la faccia dei medici di Roma, Perdinci! Tre ne consultai, appena mi osservarono tutti e tre come se fossero appattate. Pa, dice, lei, caro signore, è stato colpito. Colpito, madonna mia. Se lei arrivava 48 ore dopo, dice, a quest'ora... A quest'ora? Caero sottoterra, figlia mia. È buono che ci chianci, ora che tornavo per Rosano, siamo dato Dio, no? La sua malattia, dice, egregio signore, è all'appendice. All'appendice? E che era giornale, vossia? Siettetevi, scecca, lasciatelo parlare. E lei è arrivato a tempo giusto per farsi operare. Operare? Sicuro, di appendicite. Ma che malattia era? Chi è sta pernice? Ma è gallofagiano. Appendice. L'appendice è un tubo. Tubo? Sì, signore. Oh, un tubo superfluo che tutti noi abbiamo in mezzo all'anteriore. Ora, quando questo tubo si guasta, allora bisogna tagliarlo, eliminarlo. Ora, fino a quando è a freddo si chiama appendice. Quando è a caldo, appendicite. Sì. E la tua com'era? Calda o fredda, cola? A bagnomaria. Che com'era? No, dico, ti facciste l'operazione. La barattomia galoppante muta. Molto. Mi spaccarono come un agnello, mi tagliarono l'appendice e mi cucirono come un otto. Maria Santissima, io ho un ospedale. Ma che ospedale? In una clinica privata. Con un'assistenza, miei cari, che qui neanche ne avete l'idea. Medici, aiuti, infermieri... Alla vigilia mi misero sotto spirito. E chi era? Cerasa? Zitto, bestia. Ci fecero la polizia antialcolica. Vero, I due bestie, Ma tu sei suo padre. Mi lavarono tutto con lo spirito. Appunto, questo... Mi avvolsero in una bella coltre di lana e mi portarono in sala operatoria. Pronti? Capronto. Sotta! E mi spaccarono. Maria Santissima! E vossia, mentre spaccavano, che faceva? Giocavo a 3-7. Che dovevo fare? Dormivo. Non vi disse che fu la paratomia galoppante muta? E come poteva dormire con quel dolore? No, ma lo piarono, babba. Mi misero una maschera. Una maschera? E per chi non guardare? Una maschera di garza. Ah, sopra la maschera mi misero una boccettina di cloroformio e sgricciavano. Ah, che a California o dormiscene? No, go Paraguay. Cloroformio, figlia, oppio, oppio. Sì. Dice conti. Conti da 1 fino a 100 è forte. E andando sgricciavano. Sempre. Uno! Mi pareva facile, Due. E sgricciavano. Tre. A 5 non ci arrivai. Ah, no. Ma addormentai e non ti secchio niente. Quando mi svegliai, lo sapete come mi trovai? Fasciato come un bambino di 40 giorni. E dopo una settimana ero così, sano come un pesce con un appetito da lupi. Dopo una settimana? Miracolo, signori miei. Un signori Ciarena, si dottori di Roma, davvero. Altro mondo, signori miei. Altri paesi, altra cultura, altro spirito. Insomma, tu, cara sorella, e tuo fratello. Tu, tuo cognato e voi altri avete vostro zio perché ebbe la grande ispirazione di scappare sinne de cai e andarsene in continente. Benedetti tutto su continente. Senza questa ispirazione, a quest'ora io sarei sottoterra. Va. Scansatene, signori. Va, Clementina, va a pigliare papalina, tuo zio. No, per carità, dove vai? Non ti muovere, Clementina. E come, non devo mettere qua? Ma no, non l'uso più. La papalina in casa è roba pacchiana, da zotici, da contadini. Ma per te che soffrete il raffreddore in seguito? I raffreddori oggi si curano con le docce fredde. In questo tempo che vossia è stato fuori ce ne aveva fatta una tutta ricamata. Figlia mia, io ti ringrazio tanto, sei molto gentile, ma vedi, non l'uso affatto. È roba da zotici, da contadini. Senti, che fai? Daccilla a tuo padre che c'ha la mia stessa misura precisa. Sì, daccilla a tuo padre che è pacchiano io contadino. No, Lucino, non mi pigliare di punta. Tu puoi fare tutto quello che ti pare e piaci. Ma io papalina in casa, scozzetto, ormai non ne porto più. Ma se in continente dove c'è freddo sul serio... Davvero? Non ne parliamo. Sì. Eppure niente scozzetti, niente papaline, per carità. Sono cose ridicole che si vedono ogni mill'anni in testa a qualche vecchio calvo come un molone. Ma in testa ai giovani no. Manco per scherzo, va. Va bene, Cola, ma non agi che siamo giovani oramai. Non so come ti senta tu, ma per conto mio ancora... Io tornavo a capare un giovanotto. Oh, davvero? O sapevi che volendo se potessi magari maritare? Siete stupida. E perché stupida? E perché sì. Non su cose che stanno naso a bocca. Ma quale? Chi ha detto male parole? Sti discorsi di maritare non stanno in bocca a una picciottella. Ecco la parte toccatizza. Ecco la parte sfatta di questo paese. Che può fallire? Questa è la Sicilia. Ora io domando e dico a te che sei vecchia, va. Ma io sogno vecchia? Come? Tu che sei più grande di me ti senti picciotto? Intendo dire che sei bella grande, che sei madre di figlie, va. Domando e dico perché. Se Clementina aveva 18 non anni... Non l'aveva ancora, ci mancano 6 mesi. 17 rotte.
Se domani le capitasse un buon partito di matrimonio, che fanno? La sposeresti? E che se ne ha un ciuparo di maniche? No, le maniche sempre quelle sono. E la morale di questi paesi è questa. Che una picciottedda si può maritare, ma guai se parla di matrimonio. Cose che si sentono solamente qua. Lasciatele parlare, lasciateci sciogliere lo scilinguagnolo alle ragazze. Sveltitele, scaltritele. In modo che quando si maritano sanno quello che devono fare. Andiamo. Va buono, che novità che portaste di un continente. Lassene campare come abbiamo campato sino a ora a noi sicilianetti. Sì, e lasciaci morire come abbiamo morito fino a ora noi sicilianetti. Uso talpi e scecchi di pandelleria. Piuttosto dimmi una cosa, Gola. E per mangiare, a che punto sei? Ah, buon punto, non vi date pensiero. Mangiasti? Sì, sì. Ho fatto colazione abbondante al ristoratore della stazione di Catania. Oh, t'avevamo preparato un buon brodo con... Ammazzai una gattina che pareva una casa. È buono, Marastella, non devi chiare a colera. Sapi che stasera prima di cena. Niente, vero, niente, 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 per ora non ci ho pensato a tutto questo. Vi ho portato dei bei regali. Davvero? Va, va, va. Incomodi però, no, eh? Clementino. Enecca, cognato bello, 12 cravatte. 12 cravatte? Sì. E che hai a fare con tutte queste cravatte, Cola? Sì, che da che addosso mi ha durato 2 anni. E per chi so ce la puoi mettere per sotto pancia all'asino senza bisogno di passare ciò grasso? Esagerato. Ma se siete gente senza prospettiva, a cambiare uno ogni settimana e fai la persona pulita. E ti dividi con tuo figlio, va, Lucino. Sì, sì, papà, che io non ho bisogno di un poco di cravatta. Michelino, per te c'è un'altra cosa. Sì, 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 vieni, vieni, ecco qua. E chi è? Porta trinciato. Mai, porta cicche. Che scecco sto carosso, che scecco, dai qua. No, vedi che è un portamonete che ha leva di sicurezza, si tira. Ma che te scappa così dalla bocca, Lucino? Questo, caro nipote, è porta sigarette e chi stai alla miccia? Si piglia la sigaretta e si mette in bocca. Si richiude la scatola, si accende la miccia. Una volta accesa, con qualunque vento non si spegne più. Possono accendere 2000 persone. Quando tutti hanno acceso, si tira la miccia. 1, 2 e 3. E si mette in tasca, capisci? Grazie, zio. Ma davvero, che cose belle che ci sono a suo continente. Tale quale come qui, che spesso non si trovano neanche prosperi di cira. Vieni qua, Clementina. Sì, sì, zio. Che vuole, zio? Ecco, mettete tisa, tisa. Sì, sì, sì. Non ti gettare di fianco come i bastimenti sbrannati, però. No. Ecco, non fare smorfi. No. E sta ferma. Ecco. Ecco, vedi che bel cappellino? Grazie. Signora sorella, sotto! Magari io! Un cappellino magari a tia! Alta la testa, erta, erta! Lo sguardo in aria! E non ti piegare! No, ora, cola, che fascisti! Non sai che porto un sciallo! Ma quale cappello, per mia! E picchisso mi sembri una levatrice mentre sei una signora! Ma fra di auci cose porto un voto! E va bene, tu invece del voto porti il cappello e fai un'altra figura! Giusto, dice Tom. Che c'entra un'altra cosa, eh? Va! Non vi muovete madre e figlia ora! Che quadro, Lucina, la verità! Veramente? Non sono un'altra cosa, eh? Ma guardate voi specchio! Vi dite se è vero che pigliaste un'altra fisonomia! Da vostro spirito, va! Parite due continentali! In verità, Marastella l'ha avuto sempre l'aria continentale! Non ci fare sto smacco, tu! Cappessapillo, questa è roba che è stata scelta da una persona come il Fo, piena di gusto e continentale perfetta. Oh ma si fosse vedi che pare bene. Sì, che tu malacrianzato. E invece di fare un stupido, va pigliaci valigia a tuo zio. Chi la sa, ste una carota? Credo. Inizio brillantissimo con una vivacità tutta serrata per questa aria del continente di Nino Martoglio. Le voci erano di Michele Abruzzo, Margherita Nicosia, Turi Ferro, Sandro Tuminelli, Ida Carrara in questa nostra registrazione del 1955. Io sono personalmente d'accordo con Adriana che ci scrive da Genova. Archivio storico teatrale è uno dei programmi più interessanti di Radio 3, sempre istruttivo e piacevole. Grazie, ma io voglio ricordare l'ascoltatrice. Il numero? Gentilissima. Posso... Sì, volevi dirlo tu. No, no, no. Il numero... 335-56-34-296. Volevo ricordare che chi volesse ripercorrere tutto questo percorso nel nostro archivio che abbiamo dedicato in questa stagione invernale e primaverile al teatro italiano dei primi anni del secolo, degli anni 10, 20, 30, può farlo appunto navigando nel nostro sito, quindi www.radio3.rai.it e andando nella pagina del teatro di Radio 3, e lì troverà tutte le puntate precedenti in cui appunto incontrerà questi nomi ormai abbiamo detto un po' dimenticati, un po' appannati, Roberto Bracco, Simoni, Rosso di San Secondo, e si possono riascoltare e scaricare, scaricare naturalmente in podcast, anche questa naturalmente su Nino Martoglio da
da domani. Allora Sara Zappulla Muscarà, la commedia è scritta, se non sbaglio, intorno agli anni 10. Poi comunque anche un qualche anno dopo e poi verrà messa in scena per la prima volta nel 15. Nasce da una conversazione fra Martoglio, Musco e Pirandello. In realtà avrebbe dovuto scriverla Pirandello, poi però era così abbattuto perché aveva il figlio Stefano prigioniero durante la prima guerra mondiale, e allora lascia l'argomento a Martoglio e poi si ripentirà amaramente perché perderà, come scrive, al figlio migliaia di lire. Ecco, in realtà l'Unità d'Italia c'è da poco, da una cinquantina di anni appena. Martoglio è figlio di un garibaldino, mette il dito proprio su un problema scottante, la divisione culturale soprattutto fra nord e sud, fra quello che rimane un continente, quindi indica proprio una distanza anche geografica che poi diventa appunto una distanza culturale, una Sicilia che appare particolarmente arretrata. Ma così solo perché è in chiave comica, diciamo, soprattutto questo paesino dell'interno, caro Pepe, che è Val Guarnera oggi, che lui vuole così un po' scherzosamente fustigliare, in realtà l'intento è soprattutto un intento comico, perché Martoglio si serve anche della lingua, degli spropositi linguistici, di questo pastiche, ecco, per creare questa sua comicità, che più che di situazione è anche una comicità linguistica. E infatti Gaetano ci scrive che si è divertito moltissimo, esilarante. Allora proseguiamo con questo racconto davvero davvero molto gustoso. Abbiamo detto che il protagonista è Don Cola, è arrivato in questo paesino con una figura misteriosa, donna bellissima, viene descritta da suo nipote che è andato a prenderlo appunto alla corriera. Questa signora si chiama Milla Milord, è già il nome, è ambiguo e sospetto a un certo delegato della questura che comincia già a far serpeggiare un dubbio, ma viene immediatamente zittito perché Don Cola garantisce che la signora Milla Milord è appunto romagnola, è una signora di buon lignaggio e di grandi abitudini mondane, e quindi appunto è costretto in qualche modo a giustificare davanti alla sua famiglia, che ha ancora una visione piuttosto tradizionale dei rapporti, questa sua nuova relazione. Sì, prego professoressa. E però è morso dalla gelosia di fronte ai paesani che cercano, allo stesso nipote, al cognato, così, di approfittare dei modi liberi e spregiudicati della sua compagna. Ecco, però vediamo come proprio anche in questo frammento Don Cola si fa portatore di istanze innovative rispetto a quelle della tradizione un po' chiusa del suo paese. Allora ascoltiamo come giustifica questa sua relazione che mette un po' a soqquadro tutto il paese. Voi altri fate finta di non capire. Ma di che cosa, se non ti spieghi? Se non mi aiutate! Ave mezz'ora che mi vedete qua come un porcino in mezzo alla stoppa e non ve ne accorgete. E tu perché non parli chiaro, ah? Di cui è che hai soggezioni? Tutto sto discorso dell'operazione, che c'entra? Che c'entra? Che come non c'entra? Capirete che ora io sono un altro. Perché non mi hanno voltato solamente gli intestini, ma mi hanno voltato anche... Esattamente, sì, ne stiamo persuadendo. No, non facciamo esagerazione, Lucino. Mi voltarono lo spirito, la mentalità, ecco. Ormai... E oramai? Mi sono fatte altre abitudini, cara sorella, mi sono creato altri bisogni. Già! Bisogno di compagnia, per esempio. Ora senti, sorella mia, se io invece di tornarmene qui mi fossi fermato a Roma, dove stavo bene sempre grido viva la faccia, tu cosa avresti detto? Che vai a dire? Mm? Ognuno è pacione di stare onde vuole. E con chi vuole? Oh, finalmente stiamo entrando in ta carreggiata. Ora io ho voluto scegliere la via di mezzo.
tornarmene al mio paese, ma per vivere all'uso mio. Già, all'uso continentale. Che è l'uso civile. Non è sicuro. La civiltà consiste che uno si porta una femmina che non sape cui è, che non è... Distintissima? Distintissima, per formare un scandalo in paese. Ehi, si tratta di persona rispettabilissima. Già, basta venire a sinicutia. Perché? Chi sono io? Non mi offendere, oh, come, chi sono io? Lucino, parla tu, chi sono io? No, niente, sprogliata per la voce, certe cose è meglio che va sprogliata fra frate e soro, cara mia. Ma non mi fare parlare, cola, così. Sì, un uomo anzianotto, che non può dire da villa innamorata, padre gioventù, e manco pitobbi dizi. Insomma, anzianotto, prima di tutto che non sono d'un'età esagerata. E poi mi sento più giovane di tutti i giovani del paese. Casunno di pasta frolla e glielo provo, Clementina, che torna sta a fare tu, eh? Passiamo da banda. Va bene. Camina. Camina. Anzianotto. Io sono anzianotto. In continente, dove ci sono le donne intelligenti, intellettuali, non fanno come qui che di solito si attaccano allo sbarbatello, allo bardaccio, al giovincello. In continente, specialmente a Roma, mannaggia li cani, la donna si attacca di preferenza all'uomo maturo, all'uomo serio, all'industriale, al commendatore anziano, alla persona grigia, insomma, brizzolata, un poco canuta. Che una cosa, quella, chi è lontana assai Roma? Perché? Chi hai qualche appendicite magari tu? Lascialo stare, lascialo stare. E poi, domande dico, perché dovrebbe formare lo scandalo del paese, va? Un paese perché non guarda lo scandalo di un notaro con donna rosa la tabaccara? Papà, ho trinciato. Perché non guarda i fratelli Caruso che per non dividere l'eredità si presero una moglie in due? Gesù, che dici? Ma non è chi so. Michelino, vuoi perché me ne ho poco di trinciato? Ma un'altra volta, papà. Un paese perché non guarda in casa di Don Filadelfio che si tiene madre e figlia? Ma non Michelino, ti disse, ma Nannillo. Sì, sì, ma Nannillo, senza mai si scandalizza chi so, piggiriddo. A chi sa stura ne sa più di me e più di te. Ah, non c'è credere, perché cresce sotto all'occhio me. E picchisso, cresci ipocrita e più storto d'un ferro di cavallo. Adacce larga mano, fallo viaggiare, fatele praticare donne, che si sveltisce e si ci crape l'intelligenza. Ma senti, cola, così dega portaste tu contenenti, ca è meglio che si venga a una conclusione. Sentiamo. Tu a chi tu hai capito ti vuoi fare una cosa a casa, è vero? Che dici, bestia? Yeah. Non hai capito niente. No, momento, Lucino, se qui dentro c'è una bestia, questa sei tu. Come? Perché mia sorella ha capito benissimo. Voi altri non vi dovete offendere. Io del resto vi vorrò bene sempre di una maniera, Che c'entra, chisso? E quando te ne vuoi ieri, eh? Oddio, ora stesso, lasciami guardare l'orologio. Accidenti! Devo fare ancora il bagno. Un bagno? Un bagno? E quando mai ti ha fatto un bagno a fine d'ottobre, signore? Andate a Roma e vedrete la gente nel mese di gennaio tuffate nel Tevere come cani da caccia. Sta bene. Vuol dire che più tardi ti manderò balocanna. E un altro frammento dall'Aria del continente di Nino Martoglio, con questa straordinaria formazione Michele Abruzzo, Margherita Nicosia e Turi Ferro. Allora, Sara Zappulla Muscarà, dietro quelle persiane chiuse del paese si nascondono i vizi di, appunto, di un'ipocrisia tipica di quel paese. È una tematica che poi passerà al teatro di Pirandello, ma dobbiamo dire che Martoglio, oltre i meriti della sua scrittura, della sua opera, ha veramente un posto importante nella storia della cultura italiana, perché fu lui a convincere Pirandello a scrivere per il teatro. Sì, per il teatro in dialetto, in questa prima stagione, dove poi peraltro vengono fuori opere straordinarie come Liola, Alberto Sonagli, e non solo lo spinge, ma così padrone come ieri delle tecniche teatrali, fa sì che in questa stagione Pirandello matura anche quella rivoluzionaria sintassi scenica, a contatto con attori come Mosco, Grazio, cioè, che non hanno certo fatto l'Accademia, ma che hanno il senso veramente del teatro. Un sodalizio quello fra Martoglio e Pirandello, che accade anche a due commedie, Avelanza e Capodazzo paga tutto, a Quattro Mani. Quindi il coinvolgimento di
di Pirandello è importantissimo e Pirandello sarà tesoro di questa esperienza, in fondo fin anche dal punto di vista, diciamo, linguistico, perché ci saranno sempre nel suo teatro e nella sua, anche nella sua narrativa, frutti di questo, anche linguistico, di questa, questo periodo, di questa stagione, per tanti aspetti straordinari. Ecco, quella ipocrisia che in Martoio ha toni comici, in Pirandello ne assumerà umoristici e drammatici. Ecco, a proposito del nome di Pirandello, a proposito di situazioni umoristiche, di commedie, forse capita a proposito un ascolto. L'ascolto è firmato da Alfredo Casella, la sua commedia coreografica è intitolata La Giara, e La Giara è una grande giara che viene rotta e che deve essere riparata. Un racconto straordinario, ripreso al cinema in tanti, è il Conciabrocche, no? Zidima, che Zidima, per esaudire un desiderio del proprietario, cioè di mettere del fil di ferro, si cala dentro la giara, ripara tutto, però a quel punto ci si ritrova dentro e allora nasce anche per via della gobba che non aveva calcolato. Esattamente, esattamente, solo la testa riesce a far spuntare fuori da questo recipiente e poi va bene, le cose vanno avanti fino a che il proprietario, molto molto tirchio e molto pedante, non ne può più, la fa ruzzolare e quindi insomma, un calcio. Esattamente, da un calcio. Ascoltiamo un momento di questa commedia coreografica, quando i contadini fanno di tutto per tirar fuori il conciabrocche Zidima. Ed era questo un momento della commedia coreografica di Alfredo Casella, La Giara. Alfredo Casella che fece parte della cosiddetta generazione degli 80, e appunto dei compositori nati intorno al 1880, di cui abbiamo parlato a proposito della novità discografica dedicata a Ildebrando Pizzetti. A proposito di generazioni, c'è un nostro ascoltatore che ci chiede: era figlio di un garibaldino? Veniva dal nord? Me lo sono chiesto. Mi chiamo Martoglio, sto in provincia di Torino, sapevo che Martoglio era novaldesi, io non so rispondere. Non so anch'io, lasciamo all'ascoltatore la ricerca delle sue radici, però certo porta un cognome sicuramente illustre, importante, quindi chissà, potrebbe anche provarsi nella scrittura e nella scrittura drammatica questo nostro ascoltatore, visto questo suo chissà, forse. Dato che poi parlavo di Pirandello, tutto forse può succedere, forse no? Allora, vediamo cosa succede. Le idee che Don Cola porta da Roma cominciano a prendere piede in questo paesino siciliano e naturalmente si intuisce la possibilità che forse si può vivere anche in un modo diverso, rompere quelle rigide regole di austerità e di perbenismo che regolano la società chissà da quanto tempo. Allora appunto comincia a serpeggiare il malumore, cominciano a farsi largo delle ipotesi diverse, soprattutto fra i giovani. Allora vediamo come viene incrinato il modello della famiglia tradizionale siciliana da questa aria di continente che Don Cola ha portato in Sicilia. Papà,
Papà! Che c'è? Papà, vero è che zio si deve stare in un'altra casa? Qui è che te l'ha detto? Michelino! Michelino, bocca di pila! Statta moto tu, a te a cotò disse sto fatto. Cola, mentre che nasceva. Spero, dice, che tu mi verrai a trovare a casa nuova. Non t'arresicare, piccirito! Un momento! Non t'arresicare fino a un certo punto, Marastella. Non pretenderai, spero, che si perda il contatto con tuo fratello, ma no? Ma quando ne vuole venire, riveni in duca. E se non ci vieni? Se non ci vieni? E poi se anche ci venisse, va, non ti verrà a contare certo che duca combina in casa a casa, signora. Giusto, dicevo papà. Invece, Iennucci tu, sceculocco, chi è che fai, eh? Clementina, vattini da bagno. Lassala stare. Marciamo. Lassala stare. Vattini. Ho detto di andarsene. Lassala stare. Marastella, lassala stare. Aveva ragione tuo frati. Oh, e chi c'ammucci? O solo cocrivo c'ammucci? Ci nascondi il sole con lo staccio? E che si pazzo? Come sta parlando? Caparro, come mi fa parlare tu? Ma dico manco se fosse montato a monastero. E finiscila. E scaltricela sta carosa. Vada come parla tanta. Ah, finisce scuola, tuo cognato. Magari tu vuoi educare i figli all'uso continentale. Ma che uso continentale? Ma io dico che credo che è giusto, fai soffocare a tutti. Un po' d'aria continentale in casa nostra poi non guasta, credi? Giusto, dice papà, un po' d'aria continentale non guasta. Sento un'aria di bastonate, carinza. Lascialo stare, vieni qua, senti una cosa, Michelino. Avresti sta signora? Sì. E dammi una cosa, com'è? Magnifica, papà, pare una cassata. Magnifica, papà, pare una cassata. Avuti insegnato questa espressione, Clementina, battini da banna e non dare retta a tuo paci. Non voglio che senti sti descrizioni. Che male c'è? Tutto il male possibile immaginato. Maria, che soffocazioni. Sempre battini, non posso ascoltare mai niente, come se fosse una piccirina. Peggio. Niente, mamma, sì, esagerata. E io sogno stufa, stufissima. Ma, scaltriscila, sta virenno. E quando mai mi ha risposto a così, mia figlia? Michelino, dimmi una cosa. Che età può avere questa signora? 25-26 anni. Maria Santissima, allora picciotta, eh? Che se la vi a portare, vecchia? Marastella, senta una cosa. Ah. Com'era vestuta? Aveva un abito con una coda che ci sbatteva di qua e di là. E una camicetta di velo bianca scollata fino a qua. Fino a onde? Fino a qua, papà. E allora non aveva camicetta, figlio? A veste corta, un cappetto a bersagliera, scarpina a due colori e calzette traforate a spiga da qua fino a qua. Fino a onde? Fino a qua, papà. Signori miei, sogno morta. Chisto la pettava, la spugliavo con l'occhio. Come facciste a vedere tutto chisto, eh? Avete scendere da carrozza. E niente auto. Poi avete chianare la locanda. E poi? Poi si facciamo un barcuno. E lui era da sotto, meschino, avete buono, creatore. Sono scianezzata, figlio mio, che occhi hai e che memoria. Cara Marastella, io mi radico sempre più nell'opinione che, guarda, non bisogna perdere il contatto. Dico io. Tuo frate. E come vorresti conservare il suo contatto, È semplicissimo. Semplicissimo. Tu, signora, per bene, è logico che in casa di tuo fratello non ci puoi mettere piedi e io sono il primo a proibirlo. E io non ci vai, puoi stare sereno. Oh, benissimo. Io invece ci posso andare. Onni? In casa di tuo frate. Cucchia da rincia? E che ci vedo? Ma la stella, io uomo sogno. E io magari, ma che ci perdo? Già, che ci appezzate, che ci perditi. Senti, tu dico davanti a tuo figlio, si piluto diavolo ti rischi a fare una cosa di chisti, sogno buona di venire a trovarti fino a da. Ti scico, ti scippio, ti lazzario tutto e ti faccio dire tutto ammugliato nel tuo comparo farmacista per farti medicare. Ricordo tu fatto da ballerina di Catania, eh? E tu, picciriddu, non ci giocare con tua pace, che è meglio per te. Vi faccio venire cose di pazzi, parola d'onore. E ricordatevi che a Carincia comando io e vi faccio ballare a tutti senza sono. E ecco questo vi lascio. E la signora Marastella ha sicuramente un bel caratterino, cerca di tenere questa famiglia che si sta scompaginando. Qui era Margherita Nicosia con il marito Turiferro, Don Lucino, e i figli Sandro Tuminelli da Carrara. I personaggi sono Michilinu e Clementina. Quanti? Io da Carrara, che poi sposerà Turiferro. E quindi anche. Sarà compagna d'arte e di vita. E di vita. Allora, quanti germi poi
della commedia all'italiana cinematografica. Ci sono soltanto in questa scena Sara Zappulla Muscarà. Peraltro ricordiamo che fra i titoli di Martoglio c'è anche quel San Giovanni Decollato, che negli anni 40 diventerà un film con Totò, peraltro se non sbaglio doveva essere interpretato da Musco, che morì, e poi diventerà invece, con la regia di Amleto Palermi, un film appunto molto molto celebre. Mentre Musco riuscirà a interpretare l'aria del continente, di cui questa operazione, per esempio, di appendicite faceva un capolavoro anche al cinema. Ecco, io le vorrei chiedere, mi fa piacere che sia una donna a parlare del teatro di Nino Martoglio, appunto Sara Zappulla Muscarà. Qui al centro di questo testo c'è, anche se tratteggiata in maniera ironica, la questione della donna nel sud, la questione proprio del femminile, della tradizione, della possibilità anche di rompere queste tradizioni molto rigide che abbiamo visto. Martoglio con grande sottigliezza ci indica anche negli elementi esteriori, nello scialle, in questi voti che quindi obbligano un particolare tipo di abbigliamento, nei colori, invece l'immagine di una donna emancipata con una camicetta scollatissima, ecco, quali segni ci sono rispetto al pensiero intorno alla femminilità che si muove in Sicilia nei primi decenni del secolo? C'è anche, però, poi da dire che Milla Milordo, che poi è siciliana, è di abbondanza della zona più interna, come appunto dicevamo, Valguarnera, questa storia. Ecco, lei ha svelato il finale, non volevo farlo. Allora, no. Questa donna così fascinosa che si dice sia romagnola, in realtà poi si scoprirà che è una loro compaesana. Quindi avrebbe conosceva bene, insomma, gli usi, i costumi, le gelosie, cioè, quindi si prende gioco di Don Coladuccio, che poi alla fine risulta un ingenuo, e a scoprire un po' tutto è proprio la sorella Marastella, con questo donnone atticciato, così lo descrive Martoglio, anche, vediamo, aggressivo, anche capace appunto di tenere in pugno marito, figli e fratello, poi alla fine, insomma, ecco. Allora facciamo una cosa, Sara Zappulla Muscarà, sentiamo come entra in scena per la prima volta Milla, entrando nel bar del paese dove sono riuniti tutti i maschi del paese, definiamoli così, e dove naturalmente si è concentrata una curiosità intensissima nei confronti di questa donna di cui tutti parlano. Allora sentiamo entrare Milla Milord, la voce è quella di Liliana Tellini. Ma si capisce, logico, femmine ci avessero a portare, già. E quando queste femmine venissero qua per sventura, ci avrebbero voi altri, tutti istruiti, galanti, eleganti, spiritosi, che l'accogliereste, che la papalina andà a testa, un mezzo toscano e api, andà a bocca. Ah, e allora vi assicuro che si innamorerebbero di voi altri come tante scimmie. E senza contare poi la cosa più tragica, che le chiudereste dentro a chiavi e mettereste i lucchetti alle finestre per non farvi affacciare. Ah, che sua esagerazione! Oh, guarda chi parla, oh, quello che lo fa con la moglie e la suocera! Dicisti ora che ognuno deve essere faccione di fare il comodaccio proprio senza che l'avo ci se ne annancecare. Allora non è vero che marci all'uso continentale. Un momento, cretino! Distinguiamo. Ognuno è padrone di fare il comodo suo, quando questo comodo però non nuoce agli altri. Ma se procura disagio ad altre persone le infelicità, allora non è più comodo. È tirannia, è servagiume. Selvaggiume! Ma lasciatele libero le donne per bacco. Fatele respirare, emancipatele dalla schiavitù. Vi rispetteranno di più per sentimento spontaneo, sì, del proprio dovere. Sì. E se per sentimento spontaneo invece vi mettono in ridicolo, che ci facite? Non vi ci mettono! Valevati! Non vi ci mettono! Ma se vi ci mettono! Non vi ci mettono, vi dico! La donna non coattata è più fedele di quella che si tiene sotto chiave dentro una campana di cristallo. La donna, signori miei, per fortificarsi,
deve stare sempre in mezzo alle tentazioni, ai pericoli, e deve imparare a vincerle e a fuggirle. Bravo, però se tu non compara su corna, caro Don Cola, corna tu. Vi compatisco, era gente retrograda, che ne volete, gente che non ha viaggiato, signori miei. Tutte queste su belle parole, caro Cola, ma poi all'atto pratico, cominciando di tia. Di mia? Di mia? Sì, di tia. Ecco, ci hai proibito, forse, alla mia milla, di tasere e nascere a piacere so, libera come l'aria, di fare chi che vuole, va. Per mia può andare anche in mezzo ad un reggimento di soldati. Si può fare corteggiare. No, non ancora, non usciamo smafere, per l'amore di Dio. Sì, sì, scecco così, padronissima. Che sapete sentire, gente antidiluviana. Per essere corteggiata, una donna deve essere simpatica, avvenente, leggiadra, spiritosa, sciolta. E quindi tanto meglio per chi la possiede. Si dice, beato lui, uomo di gusto, uomo fortunato, va. Sogno padrone, non ci credere. Tu sei padrone magari di sparare te. E che non te spari. Io, cari miei, ho un solo dispiacere. Sì. Cacca, mezza buauri, zampirri e insaurdi. Non ce n'è uno, dico uno, capace di fareci un dito così di corto alla mia milla. Ora io un solo augurio vi posso fare. Per il bene vostro e per il bene del paese. Che vi venga a tutti pari l'appendicite. In modo che partite tutte per Roma. Vi fate spaccare, vi levano il selvaggio dentro e tornate civilizzati. Ecco, questo era il dibattito fra gli uomini accesissimo all'interno di questo caffè al centro della piazza, ma sentiamo appunto l'ingresso di questa signora così misteriosa e fascinosa. Eccomi qua! Oh, Milla! Permette il tenente Galliano Galletti. Il suo compatriota! La mia signora Milla Milord Romagnola. No, che compatriota, signor Cecè, gliel'ho detto, io sono basilisco. E chi ci fa? La basilica non è in continente. Già, è la basilicata sotto l'altare maggiore. Che bestia sto ragazzo! Lo compatisca, sa, lo compatisca. Voleva dire basilicata, mi impince la lingua. Vede cattia la coda, ti impince spesso, non la lingua. Ma no, Cola, non lo strapazzare tanto, povero Cecè. Venite qua, sedete vicino a me, eh? Posso sederle accanto io pure? Sì, se non ha detto ancora male di me. Vede com'è sciolta, eh? Che scelinguagnolo, che grazia. Altro che le marmotte di qua. E di lei come se ne può dire male, eh? Ed eccola qui Milla, che direi Sara Zappulla Moscarà è anche uscita da un vaudeville parigino. Sicuramente Martoglio ha una grande coscienza dei modelli letterari e culturali del suo tempo, e questa è un'apparizione che viene anche proprio da un altro tipo di teatro, da un altro palcoscenico, direi. Però le volevo chiedere, appunto, perché il tempo ci sfugge sempre troppo rapidamente, però è chiaro che è centrale, lei lo accennava prima, la questione della lingua. La scrittura di Martoglio è veramente ricchissima, vivacissima, piena di spunti. Sentivamo prima che erano mescolati dei modi di dire addirittura romani, a un linguaggio tradizionale, a un italiano un po' imparaticcio. Ecco, questa è una caratteristica che c'è un po' in tutte le commedie di Martoglio. Sì, questa mescolanza, questa ricchezza, questa creatività, ecco, per cui diventa veramente esilarante, e poi anche per questi svarioni linguistici, per questi gustosi qui pro quo, per deformazioni lessicali, distorsioni, ecco, è un gioco vivacissimo in cui Martoglio è maestro in questo segreto. Per esempio, desiderio un po' di questi suoi protagonisti di promozione sociale, di un'esibizione di una male acquisita acculturazione. Ecco, tutto questo è profondamente divertente, è una lingua infarcita, come in fondo diceva, di dialetto, ma anche di vocaboli cosiddetti, fra virgolette, aulici. In un gioco straordinario. Ecco, prego.
da cui dico proprio scaturisce la comicità, che proprio è comicità fortemente linguistica. Allora, io voglio consigliare ai nostri ascoltatori, anche a te Guido, è un'opera di Martoglio, I Civitoti in Pretura, è un'opera giovanile che veramente ha, ed è la storia di una donna, come si chiama la protagonista? Mi aiuti lei, Sara Zappolamastro? La protagonista di Civitoti in Pretura è Cicca Stonchiti. Cicca Stonchiti si trova davanti a un pretore del nord a giustificare una lite fra lavandaie, e lì veramente c'è un'invenzione linguistica, io direi, mi perdoni se oso così tanto, veramente quasi gaddiana rispetto alla mescolanza di termini e allo scintillio sonoro proprio e linguistico che questo dialogo riesce a muovere. Con l'incomprensione fra due mondi, il mondo colto appunto del giudice e il mondo popolare. Voi dice appunto Cicca Stonchiti, siete di fuori regno, cioè non siete siciliano, e quindi non ci possiamo mai capire. Esatto, tant'è che la contesa è su una truscia e questo giudice non capisce che cos'è la truscia. Cosa significa saia? E quindi infatti poi quando deve... Ma a beneficio appunto di un analfabeta come me si può sapere cos'è una truscia? Lo lascio dire alla signora che è siciliana. La truscia è un bagaglio, diciamo, che era formato da un grande fazzolettone dentro cui le lavandaie, perché poi questa è una lavandaia. Fagotto, diciamo, un fagotto. Sì, un fagotto, ecco, è una lavandaia dove quindi metteva la biancheria sporca in questa... Soltanto nella comprensione dei vocaboli si giocano delle scene di commedia davvero esilaranti. Allora, andiamo avanti. Poi deve spiegare che va con questa truscia a lavare la biancheria in una saia, e allora il pretore gli chiede cosa significa saia, e le risponde: mamma mia, un'altra truscia, cioè un altro difficile da spiegare. Il pretore testa fina. Allora, veniamo al disvelamento della vera identità della signora Milla Milord. Arriva il cavaliere e dà i connotati esatti a questa signora, che quindi non sarà più così misteriosa. Cretino! Ecco, egregia signora, il rapporto pervenuto mi dà la questura di Roma in ordine a quella sedicente signora. Bravo cavaliere, s'accomodi. Orbo! Scusi, signor Dusso, ma lei con chi là? Ah, non bade, con persona molto intima, sa. Cretino! Non ci bade, cavaliere, è in orgasmo. Oh, prosegua. Ma che prosegua, signora, se ancora devo cominciare? E cominci, scusi. Ecco. Giusto quanto eccetera eccetera, in risposta eccetera eccetera, risulta a questo ufficio eccetera eccetera. Perché no, niente eccetera. Lei mi sta facendo una pancia di eccetera, scusi. Ah, senta, lei è nervoso, signor Duscio, si calmi. Dunque, risulta a questo ufficio che la sedicente Milla Milord... Lordo, che mi allordavo dalla testa fino ai piedi! Immenazzatinta sciataria! Usa questo nome dal carnevale dello scorso anno e lo denunziò per la prima volta in questa pensione violetta di via Frattina. Prima si faceva chiamare, anche nei programmi dei teatri di varietà, Elsa Spada. E sotto questa denominazione fu implicata nel processo del barone Pollicino per falso in cambiali. Niente di meno. Sì. Essa fu assolta per non provata reità, ma nel processo emerse che le sue generalità sono le seguenti. Nome? Milla Milord. Ma che Milla Milord? Concetta Scannapieco. Scannapieco. Di padre... Colonnello del genio. Ma che colonnello? Di padre ignoto. Ignorava il colonnello. No, che ignoto, figlia di nessuno. Ma ecco. Non bastare. Basta, brava. È della Fu Rosaria. Età di allora, 3 anni fa. 18 anni. 22 anni. Luogo di nascita. Valguarnera di Sicilia. Cosa? Valguarnera di Sicilia. Momento, come ha detto? Legga meglio, luogo di nascita. Valguarnera di Sicilia, legga. Caro Pepe? Caro Pepe, sì signore. Valguarnera, caro Pepe? Sì signore. In provincia di Caltanissetta? Ma appunto. Mamma mia, signore miei, caro Pepana a Continentale, a Romagnola, e di Carrapipi! M'ammazzo! No! M'ammazzo! Lasciatemi! Mi getto dalla finestra! No, che getto? A testa sotto, va! Siciliana, signore mio! Vabbè, con coraggio, don Nicola, che importa se è siciliano? Come che importa? Ma lei lo capisce che significa tutto questo? Se era Continentale, marciava all'uso suo! Alla Continentale! Allora, Continentale lei di nascita, Continentale io d'adozione! Io me ne potevo ridere,
Ma essendo siciliano e sapendo come si marcia qua, vuol dire che me le ha fatte in piena facoltà mentale con tutti i sentimenti. E che cosa devo fare ora io? Io mi potevo stare zitto con una continentale, potevo fare il continentale, ma con una siciliana è logico che devo fare il siciliano. Mi devo compromettere per forza. Oh, Ugola, che si pazzo? Se c'è qualcuno che si deve compromettere, mi comprometto io. Signori miei, prego. Qua non si deve compromettere nessuno. A che diavolo? E perché ci sono io allora? Ah, signor cavaliere, questa donna ha messo l'inferno in una famiglia di gente buona. Maledetto di quando l'hai conosciuta, Gola. Ma dove la conobbe lei, signor Duccio? A Roma. A Roma, la capitale che mi mangiassi i mani. Nella pensione Violetta di via Frattina. C'è stato mai lei? Io no. Meno male. Cantava laggiù al Trianonno. E poi se ne veniva a tablet tocco con me vestita da geisha. Eh già, canzonettista. Canzonettista stonata. Anche. Stonata come un piatto rotto. E io di dassutta. Bene, bravo, la rivolemo, la rivolemo. Ci facevo la clacca. Cacomo, 15-20 lire a quattro scalmanate per applaudirla. Signore miei, una sera per aver detto bis, ma arriva una scarpa, mi gonfio un occhio tanto. Come? E questo sparte delle cene, sparte delle corbelle. Anche. Stasera voglio una corbella, altrimenti non scendo. Ed io, corbella. Oggi ne voglio due corbelle con nastro di seta. Ed io, corbella. Corbella. Oh, ci portai tante corbelle fino che rimase corbellato. Calma. Ma allora non cantava bene. Ma quale cantava bene? Quale stonata? Sapevo una sola canzone. Quale? Sa, quella del cuore, quella da tutte le donne, il cuore ce l'hanno qua, quella. E come faccio ora? Come faccio? Come? Che diventerò il ludibrio del paese. Lo zimbello di tutti. Signore me. Siciliana io. Siciliana. Una sola ne cantava. La disgraziata, una sola. Tutte le donne il cuore ce l'hanno qua. Ce l'hanno qua. Ce l'hanno qua. Ammazzo! Voglio rompere la faccia! No, signore me, siciliano! Michele Abruzzo, Margherita Nicosia e poi in questa compagnia anche Turi Ferro, Sandro Tuminelli e tanti altri per una regia, lo ricordiamo, di Umberto Benedetto del 55. Mi pare che purtroppo sia caduta la linea con la professoressa Sara Zappulla Muscarà, che ringraziamo molto per averci guidato nella ricostruzione del profilo di questo personaggio così importante che Nino Martoglio. Allora io direi, Guido, possiamo ascoltare gli ultimi due minuti in cui quest'uomo ferito, deluso, fa una scenata finale a questa donna che non è più questa seduttrice che viene dal nord, ma una sua compaesana. Ascoltiamolo. E con questo torna ad usare la pipa di creta con canna americana intartarata, fiammifere di legno con lo zolfo, sì, ed altri utensili casalinghi, alias bastone, che sono la vera psicologia del popolo siculo. Ah, che delizia! Non solo, ma mi stufai magari di tia. Come? Me ne stufai di tia! Non comprendi? No. Ah, già, la danimarchesa non comprende. Tu mi stufasti! Non mi confanfari più! Non mi aggradi più e va, manco! Non ti piaccio più, eh? No! E sai perché? Perché? Perché sei continentale. Ah. Ne voglio una sicula della Trinacria, dell'antica Sicania, siciliana, va! Del centro, del vero centro della Sicilia. Per esempio di Carrapipi, Val Guarnera Caro Pepe, provincia di Caltanissetta, sì, già. Di chidde che mangiano i fichi d'India senza sputare gli ossi, di chidde che sanno capire mammaraggio, non mi tocoliare, vire cavegno, vire cancugno, e ti struppio. C'è altro? E a picchi non ti basta? Anzi, ne ho d'avanzo, mio bel villano! Prego, prego, non si disturbi che si insonza. Lo capisce lei che vuol dire insonza? Non mi insonzare più! E davvero non voglio più insonzare!
posso diciarmi con te? Prego, prego, madame, prego. Ma non così stufa di stare con un tipo buffo come te. Troppo gentile, sa? Vecchio, stranchillato e pudicinetto consumo. Siciliana, eh. Ah, sentiste, Marastella? Ma come? E tu non eri convinto ancora? Sì, ma questa è la conferma. Se non era siciliano non poteva dire chi duca di sì. Vecchio, stranchillato e pudicinetto consumo. Acqua davanti e vento d'arrere, figlia mia. Affriscata di lucino, eh? Sì, sì, due. Ora l'aggiusto io a Don Lucino. Forza, forza. Insomma, tutto si ricompone con un finale che forse ideologicamente non è proprio illuminato e progressista, ma è un finale di commedia. È bello che ci si intende proprio sulle parole, ci si intende su dei termini che hanno un preciso significato soltanto per chi li conosce. Allora, Milla Milord, Liliana Tellini e Don Colatuscio, ancora Michele Abruzzo, in questa registrazione d'archivio. Ci ringrazia, ringrazio Antonio Audino, Francesca, perché per la prima volta ascolta i personaggi di cui suo padre le parlava tanto. Da piccola. Chiudiamo qua la puntata. E grazie anche ai nostri ascoltatori per l'attenzione che prestano a quello che facciamo, ripeto, in podcast. Sì, Giuseppe da Palermo avanza una origine etimologica di Truscia, secondo lui viene da lì viene il raffinato Trus, ma forse il contrario, è Trus che ha dettato questo vocabolo in siciliano. Dicevo, tutte le nostre puntate d'archivio possono essere riascoltate sul nostro sito e scaricate in podcast. Il teatro di Radio 3. Archivio.